Eccoci qua, eccoci qua, un po' scordinati ma ci siamo, buonasera ragazzi, buonasera, si va ad investire in borsa sulle azioni CD Projekt, fly chop, beh ragazzi, CD Projekt uh, ha perso tanto in borsa per la figura di merda con Cyberpunk uh, nella, nella old gen, ma... Ha guadagnato comunque un botto di soldi, 8 milioni di pre-order ragazzi, che è la giustificazione economica del perché hanno fatto quello che hanno fatto, perché parliamoci molto serenamente, se Cyberpunk fosse stato soltanto PC e Next Gen, quei pre-order sarebbero stati 4 milioni, non 8 milioni, forse anche di meno, perché più della metà delle copie secondo me sono su console di vecchia generazione, considerando la carenza anche di PlayStation 5, e Xbox Series X che c'è in giro e il mercato PC per carità super diffuso ed enorme, ma non così tanto. Sì, gli azionisti ti rompono il culo. Il 29% è davvero tantissimo, Flajciopa. Ma d'altronde, parliamo di una botta a livello di immagine oggettivamente terrificante, ragazzi. Non è. La copyright claim was created for... Ah no, questo è per i Game Awards, va bene. Era, era ovvio che sarebbero arrivati I copyright claim per quello, ma tanto non mi cambia un cazzo. Uh, Me era arrivato il messaggio che mi ha avvertito, ragazzi. E... No, come stavo dicendo, era ovvio che avrebbero preso una brutta botta a livello di immagine. Non pensavo che a livello economico avrebbero preso una mazzata del genere, vi devo dire la verità, perché quando vendi 8 milioni di pre-order, eh, gli azionisti di norma sono contenti. Però è anche vero che, come vi ho detto un sacco di volte, CD Projekt ha costruito la sua immagine sul fatto che di essere la casa dei videogiocatori e quando questa maschera crolla eh, ripeto io è anni che ve lo spiego che non, eh, che, non, che, che non è così è anni che ve lo dico è anni che vi dico che ci ho avuto a che fare con i CD Projekt e non sono i santi che dicono di essere, sono una casa di sviluppo esattamente come tutte le altre bravi, hanno fatto delle ottime cose hanno avuto successo meritatissimamente Cyberpunk stesso è un ottimo gioco ma... Ecco la roba lì, sono una casa con problemi di management, sono una casa con eh, ai piani alti comunque gente che ogni tanto fa cose senza scrupoli, per il vil per denaro, perché il vil denaro fa fare a tutti cose senza scrupoli, lo ben sapete. So, è una casa che non mette i videogiocatori prima, ha ah, semplicemente, e questo è positivo per carità, ma non ho sentito il follow tra l'altro, ha ah, semplicemente, e ripeto questo è positivo ma non è una cosa... Ehm, assoluta, eh, ha una visione dei videogiochi. Molto molto classica, dove il gioco deve essere single player, figo, elaborato vecchio stile rispettoso del genere. E queste sono tutte cose positive, ma non è che li rendono automaticamente dei santi che si tagliano le vene per, per fare i giochi perfetti per i, loro, per i loro utenti. Non è una cosa così. Il, fatto sempli il semplice fatto che si siano costruiti una, un enorme pubblico sui giochi single player, privi di microtransazioni, senza pratiche predatorie non li rende automaticamente un gruppo di santi e ripeto questa è una cosa ovvia nel momento in cui si ha a che fare con loro ovvia nel momento in cui si sentono le testimonianze di chi ci ha lavorato che non sono assolutamente positive per la questione del crunch ma in generale non è che sia proprio un posto eh, idilliaco dove lavorare c'è gente che con The Witcher 3 è andata in crisi nervosa e con Cyberpunk non crediate che sia stata diversa perché mm -hmm. la, marcia, la marcia della morte c'è stata grazie cinese per l'iscrizione c'è stata e come c'è stata ehm e in più ripeto eh, fanno cose che hanno fatto tutti gli altri team di sviluppo senza contare che bastava vedere The Witcher 3 come è uscito e io l'ho detto un sacco di volte eh, quando è uscito The Witcher 3 era buggato a merda era un gioco completamente rotto con quest principali che non andavano un sacco di problemi tecnici di tutti i tipi l'hanno sistemato dopo mesi ad oggi ha ancora un sacco di quest ma è molto sistemato ma è uscito in uno stato pietoso paragonabile se non addirittura peggiore grazie per l'iscrizione Niampolo, di quello di Assassin's Creed 1 Solo che Ubisoft negli anni non è stata capace di farsi amare e quando è uscito Unity la gente gli ha rotto il culo. Sì, Witcher 3 è uscito e tutti a usanarlo come il miglior gioco mai uscito, nonostante fosse un gioco che a livello di bachi aveva gli stessi identici problemi, se non peggiori. Perché in Unity a me una quest principale non mi si è mai buggata, magari ho avuto culo, ma in The Witcher 3 5 volte. Eh, eh, lì, ti, ve, lì capisci proprio cosa vuol dire gestire bene la propria immagine a livello di pubblico. Vendersi come qualcosa che non si è. Ragazzi, non è difficile... Ehm, Cambiare l'opinione pubblica se sei bravo nella comunicazione, solo che eh, persino l'opinione pubblica davanti all'evidenza a un certo punto non può, che non può fare altro che dire: Oh, però mi sa che ci hanno preso per il culo. E infatti così è stato. A livello comunicativo, CD Projekt l'ha fatta sporchissima perché non ha mandato nessun codice old gen, perché sapeva benissimo cosa c'aveva in mano, perché non ha avvisato i suoi consumatori, non ha mostrato il gioco decentemente sulle vecchie generazioni, non ha fatto capire eh, di cosa cazzo stiamo di cosa cazzo abbiamo sulle vecchie generazioni no no ma capematto non sto parlando della validità del gioco in sé sto parlando dell'azione in sé cioè il motivo per cui Unity alla eh, gente gli ha rotto il culo erano prevalentemente i bug allucinanti che c'aveva poi si sa che il gioco aveva dei problemi assolutamente però ripeto non c'è stato assolutamente lo stesso backlash negativo per motivazioni simili su The Witcher 3 perché la gente ama CD Projekt adesso eh, CD Projekt si è mostrata eh, per quello che è un team di sviluppo eh, che fa AAA e i tre. AAA sono questo ragazzi sono un mondo difficile dove l'organizzativo è complicatissimo dove i soldi sono la cosa più importante dove i tempi di sviluppo spesso non sono sufficienti dove al management la gente spesso non riesce a raccapezzarsi per un cazzo anche se ha sotto il culo i miliardi e degli sviluppatori molto bravi e dove gli sviluppatori sono sempre quelli che la prendono nel culo perché sono i poveri cristi che devono lavorare su questi giochi questo è il mondo dei AAA ragazzi è un mondo brutale a livello di sviluppo infatti di norma quello che succede è, è sempre questo sempre questa cosa qua, quando c'è uno sviluppatore importante che fa i soldi, ottiene riconoscimento e ha lavorato tutta la vita nei AAA cosa fa? Scappa e apre un team indipendente da qualche parte perché si è rotto il cazzo perché è una vita difficile ragazzi, è una vita stressantissima, vi avevo parlato più e più volte di quando ero andato a visitare Riot, Arcane, eh, di quando avevo parlato con gli sviluppatori di Bioware ragazzi è gente che ha i nervi a fior di pelle, io mi ricordo il main designer di Prey che mi diceva io non riesco e non Posso giocare a Prey perché se gioco a Prey mi incazzo. Perché ci ho passato talmente tanto tempo a studiare quel gioco e a vedere i suoi problemi che ogni volta che vedo una benché minima imperfezione mi fa saltare il cervello. E mi diceva: Sono contentissimo del fatto di non aver lavorato a Dishonored 2, perché così Dishonored 2 lo posso giocare, perché questo aveva lavorato anche a Dishonored. E non poteva giocare neanche Dishonored. So Prey e Dishonored sono due giochi della Madonna, cioè sono due giochi che se li avessi fatti, io cioè, mi farei una statua per aver fatto quei giochi perché sono dei giochi di dio se sono uno dei designer di quei giochi lì posso solo che essere contento e lui mi diceva chiaro e tondo sono felicissimo di poter, di poter giocare Dishonored 2 per mm -hmm. grazie per l'iscrizione Miru perché io non ci ho lavorato perché se ci avessi lavorato odierei quel gioco così tanto da non poterlo giocare capito? Vi rendete conto di cosa vuol dire lavorare a dei giochi di questa importanza? Di quanto può essere stressante e psicologicamente eh, pesante per una persona che magari riesce anche a fare un lavoro della Madonna, eh? Della Madonna! Eppure, questo era contento perché Dishonored 2 lo poteva giocare perché non ci aveva lavorato. Voi immaginatevi una roba con l'hype che ha avuto dietro Cyberpunk 2077, che delirio deve essere stato a livello di eh, comunicazione, a livello di sviluppo, a livello di lavoro, che disastro può essere stato. <ride> ragazzi è, 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 un, è un delirio e il problema è che ripeto nelle grandi case il lavoro è sempre così. tutte le grandi case sono così e sono d'accordo Pulse Insight il paradigma dovrebbe cambiare ma purtroppo è l'unico modo in cui queste case sanno lavorare ed è l'unico modo in cui questi progetti bulimici giganteschi incredibilmente ambiziosi eh, riescono al momento a venire portati a termine perché purtroppo ehm, cioè, hanno fatto recentemente delle dichiarazioni bellissime quelli che hanno fatto Hades che sono i Supergiant Games i Supergiant sono noti perché è un bellissimo luogo dove lavorare? Perché è tutta una grande famiglia dove lavorano in pochi e cercano comunque di adattarsi in base ai loro ritmi. E quando uno non ce la fa più, gli dicono fermete perché non ce la puoi fare, datti una calmata, riposati. E quindi i loro, i loro giochi eh, sono tutti bellissimi, tranne Pyre, ma sono tutti bellissimi. Edis è un piccolo capolavoro e sono gente che fa i giochi veramente con passione e si vede eh, perché sono dei giochi con una cura per il dettaglio proprio ok? Solo che quel tipo di. Um, lavoro lì, quel tipo di filosofia lì la puoi applicare a un gioco che è un titolo indie con comunque un motore relativamente limitato se se fossero messi a fare cyberpunk i, i, i super giants sarebbero impazziti tutti pure loro. Eh, 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 ci vorrebbe la via di mezzo, capito? Bisognerebbe trovare un equilibrio. Il problema è che non c'è: ci sono dei team che lavorano da Dio con gli equilibri giusti e umani e dei team che, che non, non ce la fanno perché hanno sotto il culo dei progetti allucinanti. Oh, ma ragazzi, vi ricordate le voci del team Bondi, ma anche soltanto quelle di Red Dead Redemption 2, di Rockstar, eh, tutta la roba, di, cioè, cioè, Ubisoft che fa lavorare 7 team a un videogame, 7 team diversi. Versi, in outsourcing e poi viene, vengono dei mischiotti ab abominevoli, è un delirio, è un delirio, ma il mondo dei AAA è questa cosa qua, e la cosa che mi ha sempre fatto girare il cazzo ragazzi di CD Projekt, non è neanche il modo in cui ero stato trattato quando avevo fatto The Witcher 3, perché ve lo ricordo cosa era successo, la roba del non faccio l'evento perché gli ho dato 8 e mezzo era ridicola, ma era proprio questa roba qua, a me non c'è roba che fa girare più il cazzo di chi fa il paladino, quando in realtà è un pezzo di merda. La roba che a me dà più fastidio in assoluto è: sono i paladini di sto cazzo quando in realtà sotto sotto sei un pezzo di merda. O comunque sei uguale a tutti gli altri, non necessariamente un pezzo di merda. E a me la roba che dava fastidio di CD Projekt era questa percezione di Santi in, in, in cielo quando in realtà era evidente che non lo fossero. Ed è una roba che mi ha sempre irritato. Detto questo, l'ho detto, detto un milione di volte e infatti io avviso sempre la gente su ste cose e glielo dico sempre alla gente su ste cose. A me l'ipocrisia sta sul cazzo, è molto semplice. La conseguenza diretta è che tutte le volte che la gente mi diceva: Ma quindi uscirà buggato? È ovvio che uscirà buggato, ma quindi uscirà bene sulle vecchie generazioni? No, non uscirà bene sulle vecchie generazioni e io vi avviso. E c'è gente che si incazza perché dice: Ma no, non capisci un cazzo, sono dei cazzo di geni. E infatti si è visto. <ride> e ripeto da quello che sto giocando, Cyberpunk è un gran bel cazzo di gioco è un bel cazzo di gioco perché loro sono bravi a fare videogames e questo mi sembra un GDR che cazzi. l'ho giocato solo due ore e mezza sono due ottime ore e mezza, due ore e quaranta sono due ottime ore e quaranta, è complesso è elaborato, ha un botto di meccanica, è fighissimo cioè si vede che comunque è gente che ha degli sviluppatori che ci credono, perché se no non ti esce un gioco come Cyberpunk, che non ti esce un gioco come The Witcher 3 se non hai gente che ci crede fortissimo lì dentro, non ti escono giochi di questa qualità Detto questo, è comunque una casa che ha pratiche predatorie e a tutto spiano, e come tale, quando fa giochi di così ambiziosi, escono in beta. <ride> è molto, molto semplice. E gli sono già tornati i soldi dello sviluppo solo dei pre-order. E, parliamoci chiaro, anche con tutto il merdaio che si sono presi addosso, grazie a Major Spooky per, uh, per i beat, eh, anche con tutto questo merdaio, questo gioco... È un giocone, con ogni probabilità. E nel suo storico, magari non venderà tanto quanto ha venduto The Witcher 3, che aveva dietro anche la spinta della positività. Ma venderà i suoi 15 milioni di copie, 14 milioni di copie. Ne ha già piazzati 8. Probabilmente ne venderà anche 20 di milioni di copie. Sono miliardi di euro guadagnati. E le azioni come crollano risalgono. Quindi, nel momento in cui loro riusciranno a far uscire delle patch correttive a sistemarlo, comunque la gente pian piano si dimentica facilmente le cose quando gli dai quello che vuoi dargli. Già, già hanno detto che i DLC saranno gratuiti perché sanno di aver scatenato un merdaio e quindi vogliono farsi perdonare. Quindi faranno come hanno fatto con The Witcher: faranno uscire delle patch. Il gioco migliorerà, migliorerà, migliorerà. Nel giro di 5-6 mesi verrà fissato quasi. Completamente. Poi faranno uscire dei DLC contenutistici gratuiti per i, per i fan che saranno ancora più contenti. E quindi il gioco continuerà a vendere di più. Le azioni risaliranno. E loro avranno guadagnato i miliardissimi e saranno pronti al prossimo progetto, che sarà probabilmente The Witcher 4. Ehm quindi non, 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 alla fine della fiera hanno fatto un passo falso che però non gli porterà delle reali perdite sul lungo andare la perdita gliela porta a livello di immagine ora il prossimo progetto che loro eh, presenteranno se dovessero ancora una volta porsi come i paladini di sto cazzo la gente inizierà a prenderli per il culo perché internet su ste cose non perdona non perdona diventi un meme? è finita è finita, se lo segnano, se lo segnano. Quindi è la prossima volta che provi a dire fidatevi di noi, siamo i buoni. Siete fottuti? È finita. È finita. Quindi andando avanti questa cosa qua la dovranno mettere in conto. E tra l'altro, mettendola in conto, dovranno anche oggettivamente cambiare strategia e far uscire i giochi in altro modo. Non c'è un cazzo da fare. E possibilmente anche regolare alcune delle problematiche gestionali che hanno internamente, perché è ovvio che ne hanno, su quello non ci piove assolutamente. Poi, ripeto, a me Cyberpunk sta piacendo, continuerò a portarlo. Mi sembra un GDR della Madonna, lo state vedendo, ragazzi, è un gioco figo! E a me piacciono quei giochi. Non so quanto divertente sia da seguire online. Vorrei che me lo diceste, nel senso che è un gioco comunque lento, pieno di dialoghi, di trama. Di meccaniche. Non so quanto vi, vi piaccia da vedere in live. Credo che sia più divertente, più spassoso, sicuramente. Uh, di Souls da vedere in live per, per come è gestito, ragazzi. Uh, però, è, però è. un bel gioco. È un gran bel cazzo di gioco. E, infatti, è tanta roba. Ehm. Um... Ma io mi chiedo, vista le, le evidentissime normalità del gioco, non è anche normale che esca una beta? No, Vitbull, no. È allora, è normale che un gioco estremamente esteso e ambizioso, mm. grazie per l'iscrizione Spiralin, abbia più problematiche della media. Perché per più un gioco è grande ed ambizioso, più è difficile ovviamente far uscire un prodotto perfetto, perché devi tenere in considerazione un quantitativo di fattori del poco spudorato. Ma se esce con questi problemi... Su delle piattaforme, grazie per l'iscrizione, Serena. Non è semplicemente una questione di ambizione, è proprio un ci siamo concentrati sulle piattaforme più potenti e ce ne siamo sbattuti di quelle più, più deboli perché non avevamo tempo e l'abbiamo lasciato e l'abbiamo gestita male. Anche perché se annunci un gioco 7 e passa anni fa. E sulle vecchie, che, che comunque si parla di averlo lavorato comunque sulle vecchie piattaforme. E oggi sulle vecchie piattaforme va una merda. Vuol dire che le hai abbandonate. A un certo punto dello sviluppo te ne sei sbattuto. E a livello gestionale non hai gestito il progetto come dovevi gestirlo. È molto, molto semplice. È abbastanza una porcata. È abbastanza una porcata. Mm. No, no, poi ripeto, questa cosa qua a livello di immagine la stanno già pagando. E la pagheranno anche in futuro, non c'è nulla da dire. Poi che il gioco sia bello, è bello. Il mio consiglio, ragazzi, è se avete una PlayStation 5, una Series X e un PC abbastanza performante, prendetelo, se no, col cazzo. Col cazzo assolutamente. Funziona discretamente in 1440p, si captive waiting, devi solo metterlo in alto, non in ultra, perché in ultra fa veramente fatica, non ce la fa avevi sentito che con il mega Man leak di Capcom, mi dice Frison, sono usciti anche alcuni mostri di Monster Hunter Rise? Sì, ho visto Frison forse, avevo visto anche la lista, grazie per il follow, eh, che tecnicamente tra l'altro confermava il Mizutsune, che tra l'altro era la cosa che tutti sapevano. La cosa figa di quella lista è che confermerebbe il Valstrax, che è il mio mostro preferito di Monster Hunter e lo vorrei veramente tanto. Anche se non c'entra un cazzo il Valstrax con uh, il Valfalk, con, uh, con l'ambientazione giapponese di Rise, uh, uh, tecnicamente dovrebbe essere ci sarebbe una grandissima figata se ci fosse, però non era confermato che la lista fosse affidabile, quindi potrebbe essere una mezza minchiata perché nella lista c'erano soltanto alcuni mostri e quindi potrebbe essere una minchiata. Non ci sono tutti, ad esempio non c'erano i nomi dei mostri che hanno presentato ieri, nuovi. Uh, quindi è probabile che la lista sia falsa. Uh, cosa ne pensi dei nuovi mostri? Che mi piace molto questa, il fatto che stiano aggiungendo molti nuovi mostri a Action Luke perché è sempre interessante. E apprezzo tantissimo il fatto che stiano uh, facendoli stilisticamente um, ispirandosi ai, agli yokai giapponesi, che secondo me è super adatto. A, quel, a quell'ambientazione lì è proprio figo. Tra l'altro, le armature sono anche stilisticamente molto uniche. Così come le armi, questa cosa qua è bellissima. Ma poi ripeto, ragazzi, Rise a me ispira da morire. Ma proprio da morire, quindi vedremo. No, allora, kept waiting, non fixeranno mai tutto entro il 2021, perché vi ricordo che siamo a dicembre, mancano 20 giorni al 2021, e grazie a Dio, perché ha rotto un po' il cazzo il 2020, quindi andiamo nel 2021 il più velocemente possibile, non si sa se sarà effettivamente un anno migliore, ma insomma, 2020 avrebbe rotto un po' il cazzo, quindi se ce lo leviamo dai coglioni tanto di cappello. Ehm, però entro il 2021, qualcuno, ovviamente, non possono fixare una minchia, possono, a peggio, toglierti qualche bug se Secondario qualcuno dei bug più preoccupanti. Uh, entro il 2021 vuol dire prima del 2022, No, uh, entro il 2021 vuol dire entro il 2021, Arius. Ma uh, nel 2021 è un anno di tempo. Ci hanno messo tre mesi a sistemare i bug principali di Witcher e sei mesi a pulirlo quasi completamente, 6-7 mesi. Uh, credo che ci metteranno le stesse tempistiche per Cyberpunk, forse un pochino di più uh, o forse un po' di meno, perché adesso ci staranno lavorando come gli assassini, quello che sentivo è che credo che il team di sviluppo adesso ne abbia fin sopra i capelli di lavorare su quel gioco quindi dover mettersi ancora a fare del crunch per fare delle patch, credo che gli possa far uscire di, 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 di cervello, della terra a terra uh, non lo so, voglio, voglio vedere, voglio capire uh, però tanta roba, nel senso ce la faranno, ce la faranno 5-6 mesi sono più che sufficienti per sistemare le cose peggiori. Il problema sono le versioni all-gen perché lì devi fare dei paccioni assassini. E infatti, secondo me, ragazzi, non vedremo delle grandi patch sull'attuale generazione su PC. Vedremo prima le patch per la vecchia generazione perché è quella che ha i problemi veramente seri. E poi vedremo il resto. Poi vedremo il resto. Mm. Uh, grazie per l'iscrizione, Icarus. Come ti sembra il Ghost in Goblins è annunciato ieri? Ha un art style molto divisivo. Credo che si siano ispirati alle miniature medievali, da quello che ho visto. Per fare, uno per fare uno stile un po' particolare. Non mi fa impazzire, vi dico la verità. Ma è comunque molto, molto bellino. Eh, anche perché, comunque, è un gioco eh, veramente, veramente difficile quello. Ed è un bel ritorno, che nessuno si aspettava, peraltro, come annuncio. Una delle poche robe belle di quei cazzo di TGA, obiettivamente. Sì, a proposito degli annunci di TGA, parliamoci molto seriamente. La roba più bella è stato il gioco di Joseph Fares. It takes two. La roba più bella è stata quella ieri. eh. È stata quella lì. È stato il gioco in cooperativa di Joseph Fares, la roba più bella. Tutto il resto, dal cringe altissimo alma, chi se ne fotte Ok, c'è stato, stato Sephiroth su Smash. Ci sta? Eh, sì, Crimson Desert, grand trailer, ma come detto solito è memo coreano. Voglio, voglio stare attento perché non è così sc scontato. La, però ragazzi madonna Vin Diesel in Ark 2 Al, tanti di voi sono riusciti comunque a seguirmi in live perché sta, eravamo tipo quasi 400 anche alle, qu alle 5 del mattino eravamo in 300 e passa alle 5 del mattino Distru alle 4 del mattino tutti distrutti devastati che non ce la facciamo più ma Ark 2 c'è è il cringe innalzato ad Ark quel cazzo di trailer è il cringe innalzato ad arte. Cioè, ma di cosa cazzo stiamo parlando? Ma che cazzo abbiamo visto? Ma <ride> che meraviglia! Che meraviglia! Che cringiata potentissima! Che spettacolo totale! Quanto cazzo ho riso ieri, sera, ieri notte, porca troia. Vin Diesel con una sola espressione. Che picchia la gente al rallentatore. E poi si scopre che è Art 2. Ark 2, non Art 2, Ark 2. Mamma mia, Mark, quel gioco in prayer early access, Sì, Arius. È letteralmente quella sorta di. È quel gioco online che è pieno di bachi con i dinosauri. Straordinario, straordinario, cioè. Che meraviglia, che meraviglia. E tra l'altro è esclusiva Xbox. <ride> Cazzo, fillone, ma di tutte le esclusive che potevi prendere, proprio Arc 2. <ride> Ecco però ecco l'altro annuncio figo, però è stata la conferma di Perfect Dark. Anche lì soltanto un video in, in computer grafica. Però un, un video figo in computer grafica che ha confermato Perfect Dark. Quindi sì, proprio Perfect Dark confermato come esclusiva in arrivo per, uh, per Xbox che ci vorrà un botto, ragazzi, perché eh, ci vuole ancora un sacco. E si va avanti. Che ne pensi di Bioware e di tutti quei progetti buttati lì? Che come ho già detto ieri notte, ragazzi, a BioWare e a EA non hanno proprio capito cosa cazzo sia la buona comunicazione. Cioè non sono proprio capaci. Non sono proprio capaci. Cristo, BioWare è nella cloaca. La gente nella roba che fa BioWare non ci crede più. Due altri membri importanti del team hanno ancora una volta salutato con delle comunicazioni che fanno capire che non si è risolto un cazzo, fondamentalmente. Uh, Anthem è stato un floppone, meritatissimo, peraltro. Uh, la situazione non è positiva. È chiaro che il team ha dei serissimi problemi organizzativi e di sviluppo al, uh, al suo interno. Stanno messi completamente a merda. La gente ha bisogno di fiducia, la gente ha bisogno di vedere che c'è ancora un po' della Bioware che ha imparato ad amare al suo interno. Licca la collection dei Mass Effect, benissimo, va bene come cominciare. Licca il fatto che ci sarà un nuovo Mass Effect futuro, va bene, è liccato, ormai lo sanno tutti. La gente vuole vedere Dragon Age 4, sperando che sia il Dragon Age che deve essere, perché deve esserlo. Cosa fai vedere? Un teaser di 30 secondi di Dragon Age 4 in CG e un teaser alla fine di tutto in CG del nuovo Mass Effect che probabilmente ancora non hanno neanche cominciato a sviluppare. Regà! Ma che cazzo di comunicazione è? La gente vuole capire che cazzo stiate facendo, io non dico tanto, ma fate due o tre minuti di presentazione in cui si vede del gameplay effettivo, o in cui almeno spiegate cosa cazzo volete fare con quel gioco. No! 30 secondi di teaser in CG, probabilmente ambientate a TV Inter, ma anche sti cazzi? Cioè. Non è quello che voglio vedere! Non è quello che avete bisogno di far vedere. E se non avete, quello, non avete il modo di far vedere del gameplay e di spiegare il gioco, perché siete così indietro da non poterlo fare, allora non fate vedere un cazzo. Che poi ripeto, aspettato, abbiamo aspettato fino alle 4 del mattino per vedere l'ultimo grande annuncio. Ed era il teaser di Mass Effect, che già si sapeva lo stavano sviluppando. Ma oh! Ma, ma che hype crei! Ma che hype crei? Ma ragazzi! Ma ragazzi! E poi ripeto, ve l'avevo detto, ve l'avevo detto di non sopravvalutare The Game Awards perché è sempre così, perché è uno show molto sopravvalutato, perché Joff è maestro nel creare hype sul, sul nulla o comunque su roba molto limitata. E invece... <ride> Ci abbiamo provato, speravamo che fosse diverso, invece non si è visto un cazzo. Cioè, minchia, Nanco ha portato Scarlet Nexus, che è il gioco che c'ha in uscita, non ha neanche portato Tales of Arise, non Elden Ring, che, che già si sapeva probabilmente che non ci sarebbe stato. Non Elden Ring, cioè ha portato Scarlet Nexus, che sembra carino per carità, ma chi se ne fotte di un trailer Scarlet, Scarlet Nexus 8GA? che imbarazzo che imbarazzo la, la cosa più interessante sono stati i, i, i giochi che si rifanno alle vecchie serie sparite quindi la, 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 Laf, Back 4 Blood che è letteralmente Left 4 Dead 3 fatto dai Turtle Rock che sono quelli che avevano fatto Left 4 Dead non mi ricordo se l'uno o il due no l'uno probabilmente letteralmente il Left 4 Dead dei, dei Turtle Rock che è passibile di denuncia probabilmente perché è uguale identico e uh, il gioco del creatore di Dead Space uh, che uh, anche lì però è Computer Graph cioè, anche lì è computer grafica. Almeno Back 4 Blood hanno fatto vedere il gameplay e si è visto che è letteralmente Left 4 Dead. Uh, però, ripeto, sembrava molto inquietante quello del cartone di Dead Space. Ma anche lì, che team ha alle spalle? Quante risorse effettivamente ha alle spalle? Può effettivamente riuscire a fare un AAA horror di quel livello lì? O sarà un progetto molto più ridotto? È difficile, ragazzi, ormai crearsi dell'hype da dei filmati in computer grafica. Cioè, sono annunci comunque interessanti, ma. Sti cazzi. Sì, anche la data d'uscita di Returnal è un annuncio carino, Freezon Force, ma non è nulla di... che possa farti esplodere il cervello. 100 membri non bastano se sei bravo a fare un bel gioco, ma non un AAA. O comunque fai molta fatica. Devi essere un tinko i controcazzi, ragazzi. Cioè, Doom Eternal l'hanno fatto in 250. Però è ID, fa giochi da un po'. Eh, capito? Non lo so, non lo so. La stampa ha fatto il suo gioco. Beh, ma Danny, la stampa fa sempre il suo gioco. Ormai la stampa ragazzi ve lo sto spiegando dall'inizio ormai la, la stampa videoludica ma in generale tutta la stampa la stampa videoludica eh, esa, eh, esacerba questa situazione solo, solo esclusivamente perché comunque è una stampa nata su, prevalentemente per internet anche se non è vero perché era cartacea ma è una stampa che ha sempre avuto a che fare col digitale che quindi si è sposata prima al digitale la stampa videoludica si basa ormai sulla cultura dell'hype e il clickbait perché ormai si basa su indicizzazione e motori di ricerca la conseguenza diretta è che fa gioco Uh, fare hype, fa gioco creare aspettative, fa gioco uh, portare la gente a vedere i, i tuoi spettacoli. Perché porca vacca, più gente si hype e più probabilità hai di avere gente in live, di avere gente che clicca sui tuoi articoli, di avere gente che fa le tue cose. E ci sta. Per carità divina, è comprensibilissimo. Va bene così. Uh, mi piacerebbe. Mi piacerebbe vedere della professionalità maggiore su queste cose, ma sapete benissimo che ormai non funziona più, la cultura dell'hype ormai domina completamente tutto quello che la stampa internet ama. Ma Davide, ma non ti devi mica scusare con me, cioè, per, capisco benissimo che sia, risulti difficile ad oggi fidarsi delle review, o comunque ritenere le recensioni un indice oggettivamente affidabile della qualità di un videogioco. Me ne rendo perfettamente conto, perché la stampa purtroppo, la critica purtroppo sta ridotta come sta ridotta. Non c'è non, non non, non da girarci attorno, uh, ve lo dico sempre, se vi fidate dei, di certi singoli uh, e di certe analisi ben fatte e comunque avete una capacità critica per comprendere quando un'analisi è fatta bene o male, oh, uh, basatevi su quelle, ma non, uh, non credo che sia il caso di fidarsi più delle realtà sito, perché quelle non vi possono più offrire una copertura oggettivamente giornalistica delle cose. È tutto ormai troppo all'acqua di rose, è tutto ormai troppo poco professionale, è tutto ormai troppo basato sugli hate, sugli hate clicks e sul clickbait, non c'è da girarci attorno, ragazzi. Questo è lo stato del, del giornalismo moderno. Eh, non piace, io sono una persona a cui piace di meno in assoluto, ma non ci si può fare molto, eh, non ci si può fare assolutamente molto, e Davide, in realtà puoi regolarti senza siti o recensioni. Come ho già detto, ragazzi, il futuro, di questa, di, di, il futuro della divulgazione videoludica è il futuro dell'informazione de, de, dell videoludica, dell'analisi, sta nelle, nei singoli, e ve l'ho già detto un sacco di volte. Eh, e non intendo dire, ah, eh, in futuro ci saranno una manciata di, di Total Biscuit... Eh, eh, Paccia all'anima sua, poraccio, eh, che vi, di cui ci si può sempre fidare sull'analisi eh, che seguiremo come delle pecore. No, ve l'ho detto un sacco di volte. Ad oggi internet e in generale il mondo dei videogiochi vi offrono una serie di strumenti pressoché illimitati per farvi una cultura, perché ci sono dozzine, mi, dozzine, ci sono migliaia. Milioni di interviste, video speciali, approfondimenti, dichiarazioni, eh, studi che vi fanno capire come un gioco funziona e perché e vi permettono di ripercorrere la storia del videogioco. Io capisco che non tutti abbiano il tempo che ho io da dedicare ai videogames, che ci lavoro, per carità divina, ma con internet, se hai un minimo di capacità di lettura e ascolti le persone giuste che ti che non ti costringono a pensarla come loro ma ti spiegano come le cose funzionano semplicemente e ti fai un minimo di basi non hai bisogno di seguire come una pecora i voti di Metacritic per i giochi ci sono dozzine di streamer che te li fanno vedere approfonditamente e speedrunner e all true e eh, consigli e guide avanzate e interviste degli sviluppatori che ti fanno capire esattamente come il gioco è prima ancora di giocarlo Aspetti, lo analizzi, approfondisci e poi decidi in base ai tuoi gusti e al tuo senso critico se quel gioco ti può interessare oppure no. Hai, do hai veramente tutti i mezzi del mondo per capirlo. Una recensione non può essere la recensione più dettagliata del mondo, ma non ti dà quel, eh, quel, quel quantitativo di informazioni in faccia, capito? Per quanto sia fatta, sia fatta molto bene, perché lì vedi proprio tutte le cose che ti interessano anche nel minimo dettaglio. Ormai su YouTube e su Twitch puoi trovare veramente ogni minima cazzata di qualunque cosa nel gioco. Cioè, veramente. Magari non compri i giochi, giochi se ci sono dentro i gatti, perché hai paura dei gatti. Puoi vederlo. Ci saranno sicuramente dei video. Ci sarà sicuramente un canale YouTube di uno che dice di, di, di un cat hunter che trova tutti i gatti nei videogiochi. Vai a capire, puoi fare mille cose ormai. Quindi no, è, per, è anche per questo che la critica ha dovuto sì. uh, purtroppo uh, degenerare in questo modo, proprio perché non è più la fonte, l'unicum a cui ti devi rifare per capire come cazzo funziona un videogame, ragazzi. Non, uh, non è così, non è più così, non funziona più così uh, il mondo dei videogiochi, il mondo della critica biologica. Uh, il mondo della critica videoludica ormai fa bordello online e tu la segui perché fa bordello e vedi le news e la metà delle news sono fatte con Google Translate e l'altra metà sono delle porcate clickbait e fanno così tutti i cazzo di siti e non ci si può fare più niente però lì è Google che ormai l'ha ridotta così c'è stato un abbandono generale ma, uh, ma è Google che l'ha ridotta così uh, imparate ragazzi studiate studiate i cazzo di videogiochi sono cose elaborate, sono convinti tutti di poter, di poter parlare nel dettaglio dei videogiochi invece sono son ben altri cazzi quei videogames lo vedete benissimo, eh? ce ne sono di, di, di cani maledetti che parlano dei videogiochi dalla mattina alla sera pensando di essere i professori di sto cazzo quando in realtà non sanno neanche che cazzo c'hanno davanti eh, è greve ma funziona così però ripeto, ci sono anche tante persone che effettivamente si sbattono e portano delle informazioni di un certo tipo non è che c'è... C'è cioè da girarci attorno, cercatele, non mancano. Imparate l'inglese possibilmente, perché vi apre, molte più, vi apre molte più frontiere e molte più informazioni. Ecco, e poi ripeto: giusto per farvi capire, eh, quanto sia poco, diffuso, poco diffusa eh, la, la capacità analitica, o comunque la, 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 cri, la capacità critica, o comunque lo studio approfondito dei videogiochi, vi ricordo che in internet un botto, e dico un botto di gente, ha votato. Ghost of Tsushima come Game of the Year e Ghost of Tsushima, che comunque è un prodotto riuscito all'interno del suo genere, è un altro cazzo di gioco con la struttura team park dei titoli Ubisoft, banale strutturalmente come poca roba al mondo, con un combat system di rara mediocrità, migliore di quello dei giochi Ubisoft, ma comunque di rara mediocrità. E l'internet lo ha già elevato a quello che doveva essere il Game of the Year, vuol dire che l'internet forse i videogiochi non capisce un cazzo. Vi fa capire comunque quanto è complesso questo mondo e quanto è difficile oggettivamente da affrontare. Eeeh, ripeto, io non pretendo che siano tutti delle cazzo di enciclopedie, ma almeno su due o tre cose studia, impara, non parlare a random, porca vacca. L'unica roba che non ha dei giochi Ubisoft sono le torri, è vero, Fusion Force. C'ha persino le trailing mission, vedete voi. Beh, è vero, ma ricordo che questo è un discorso che si applica un po' a tutto. È uno dei grandi mali di questo millennio, dico la verità. Parliamo di TGA, abbiamo già parlato di, TG... di TGA, Orange, cosa c'è d'altro da dire? È stata una mattonata sul cazzo, e gli annunci sono stati inferiori alle aspettative, anche se comunque qualcosa di interessante è uscito. Molto bello il gioco di Ferris Molto interessante come scelta Sefirot che non mi aspettavo assolutamente. Eh, molto curioso di vedere questo nuovo gioco dei creatori di Dead Space e dagli ex creatori di di Left 4 Dead uh, che altro c'è da dire? Eh, mi piacerebbe credere che Dragon Age 4 sarà una roba figa ecco esatto parliamo di Nier Nier che è stata una delle cose fighe poi adesso scriverò anche un'anteprima per multiplayer con quello che posso scrivere perché non è che si sia mostrato molto però il nuovo Nier tanta roba ragazzi cioè e sembra essere Nier 1 con la grafica rifatta e un gameplay molto più vicino a quello di Automata, incredibilmente più fluido con combo più veloci. Nuove mosse delle armi, uh, targeting finalmente, targeting non manuale ma anche automatizzato delle, delle magie. Possibilità di attaccare mentre utilizzi le magie, mentre carichi i poteri. Tanta, tanta roba. Uh, ragazzi, Nier è un gioco narrativamente straordinario uh, per, tanti per tante cose, anche, anche, anche narrativamente un po' una merda. Per altre cose. Perché, ripeto, io cioè, Taro ha sto vizio molto all'anno mura di mettere le informazioni, informazioni fondamentali dei suoi giochi in dei medium che non c'entrano un cazzo. Tuttavia, ehm, quello che mi incuriosisce è vedere se il nuovo Nier sarà identico a livello narrativo e strutturale e questo gli creerà dei problemi perché certe quest secondarie di Nier che erano volutamente ironiche erano però terribili erano proprio fatte male oppure se lo modificheranno strutturalmente per essere un po' meno un dito in culo in certi elementi eh, oltre che a livello di gameplay e aggiungeranno magari alcune informazioni extra sia per ricollegarlo un po' meglio ad automata sia per spiegare alcuni degli elementi che non erano inseriti all'interno del Nier originale uh, non sarebbe male cioè degli allargamenti a livello narrativo delle degli approfondimenti che uh, possano spiegare delle cose che non c'erano nel gioco originale che lui aveva messo negli spettacoli teatrali e nei bigini extra. Sarebbe tanta roba. Detto questo, è più facile a dirsi che a farsi, inserirle. Eh, e così a occhio mi sembra voler essere un remake molto, molto uno a uno al di fuori del sistema di combattimento. Eh, vedremo vedremo, ragazzi. Sono sicuramente interessato. Non lo so, Captivating Waiting, perché non stiano mostrando Elden Ring, ma credo che la spiegazione più logica sia semplicemente che non volevano togliere vento in poppa a Cyberpunk. Perché ragazzi, Cyberpunk lo pubblica Bandai in Namco, in Occidente. So soldi e se inizi a, far, a creare hype su Elden Ring, nel periodo di lancio di Cyberpunk stai. stai cambiando cioè insomma stai distogliendo l'attenzione da quello che è il tuo titolo più importante a livello di, di vendite quindi ci sta che l'abbiano spostato in avanti a livello comunicativo è una strategia perfettamente sensata anche perché parliamoci chiaro Elden Ring e ehm, Elden Ring sarà il gioco del 2021 di Bandai Namco sarà quello che gli fa fare i soldoni l'anno prossimo sarà quello che l'anno prossimo gli fa il quarter del Gesù Cristo quest'anno è Cyberpunk quello che gli fa il quarter del Gesù, del Gesù Cristo quindi perché dover iniziare la comunicazione adesso quando puoi creare un paio di mesetti di hype prima del lancio dove tutti parlano solo di Elden Ring e poi esce e vende l'ira di Dio? Eh, non è, non è, non è, insomma, se siamo, eh. Anche Telso è di, di Bandai Namco, sì, Ivan. Però, mentre Elden Ring ha buone probabilità di uscire nella prima metà del 2021. Ottime probabilità, in realtà. Eh, Telso è quasi sicuramente fine 2021. Perché, tra l'altro, lo sviluppo è stato rallentato parecchio dal coronavirus. Come ti è sembrato Crimson De Desert, Mario? Come ho detto, dal trailer è una gran figata. Ma, ripeto, è un MMO coreano. Quindi, boh... Ma C90 direi che è troppo presto per dire questa roba. Senza contare che hanno creato un team di sviluppo proprio per fare quel gioco, quindi dubito che verrà cancellato. E single player non è più MMO, Ruca. Ma c'era scritto che era un gioco in, con un setting MMO e quello era l'elemento single player. Narrativamente il prequel di, B, di Black Desert Online, ma è single player. Ah, quindi è soltanto un gioco single player, non è un MMO. E allora cambia tutto. Allora cambia tutto. Allora è molto più interessante. Allora è molto più interessante se è così. Se è single player potrebbe essere una gran figata. Ragazzi nel 2021 uscirà L'ira di Dio. Vi ricordo che metà di quest'anno si è spostata all'anno prossimo e la roba che doveva uscire l'anno prossimo è rimasta all'anno prossimo. L'anno prossimo esce tutto. Può, rischia di prossimo rischiamo di uscire. L'anno prossimo rischiamo di avere Breath of the Wild 2, Bayonetta 3. Elden Ring, uh, Daylight 2, uh, Monster Hunter, Rise, uh, Resident Evil, Village uh, di Capcom, cosa c'era d'altro in uscita a parte quei due lì? Uh, no, perché Pragmata è 2022, uh, il nuovo God of War, uh, uh, Horizon 2, Final Fantasy 16, Nier Remake. Uh, cioè, è un po' è un pochino di roba. Eh, è un po' di roba. Se ci pensate, è veramente un po' di roba. Sarà un anno della Madonna, Shin Megami Tensei. Sarà un anno della Madonna per i videogame, eh? potenzialmente. Forse anche Tales of Arise, Ghostwire Tokyo, Deathloop, Ratchet Clank. Se Dio vuole, Halo Infinite. Non è poca roba, ragazzi, a cui giocare. Eh. Non sono pochi giochi di livello da cui giocare. A cui giocare. Gran Turismo. Cioè, Baldur's Gate 3 forse finisce. Eh, eh, tanta roba. Light che, che fine ha fatto? Ce lo stanno ancora sviluppando, Ruca. Avellone è saltato, ma eh, tecnicamente la storia del gioco era già fatta e la direzione già ce l'avevano, quindi si spera che possano fare una roba ancora figa, si spera. Eh esatto, l'anno prossimo dovrete fare per forza selezione perché giocare a tutto questo credo mm -hmm. sarà impossibile. Silksong io spero arrivi nel 2021. Ciao Bros, un grazie per l'iscrizione. Uh, Bravely Default, assolutamente. Grand Blue Fantasy Project Relink. Chissà quando uscirà Real e Yuden Chronicles. Non credo che uscirà nel 2021, secondo me sarà più in là. Patov Exile 2, anche quello, secondo me, nel 2021 è un po', è un, po' è un po' eccessivo. Uh, Dead Scrolls 6 2021, One Shot, scordatelo proprio nella vita. <ride> cioè, <ride> è letteralmente impossibile. Uh, 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 uh. Forse l'espansione di Cuphead, di, di sì. Final Fantasy 16 è possibile, Gnampolo. Tecnicamente il gioco è già a buon punto, quindi è più che possibile. Minchia, è vero? Guilty Gear Strive anche nel 2021. Guilty Gear Strive, ragazzi. <ride> Cyberpunk Patch 1.1, Frison Force, è la verità. Ne uscirà. Ne uscirà di roba. Sarà un bell'anno l'anno prossimo, a livello di videogiochi almeno. Sarà un anno veramente figo, veramente significativo. Chissà che cazzo vedremo. potrebbe uscire veramente di tutto, ragazzi. Eh, sarà molto interessante, sarà molto interessante. Sì, io ho già visto Josted ne abbiamo già parlato. E come ho già detto, ha avuto senso sì farlo uscire per le console vecchie, Cyberpunk, perché hanno fatto 8 milioni di pre-order, non sarebbero stati neanche la metà se non avessero avuto la base installata delle vecchie console. Uh, detto questo, a livello di immagine è stata una porcata. Assolutamente, uh, 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 hai già parlato della nuova patch di Genshin? Uh, sì, Light uh, sembra che si stia, stiano un po' capitolando e che stiano finalmente accettando quello che dice la community. Sembra che Zongli verrà baffato. Solo che la cosa che fa ridere è che probabilmente finiranno di buffarlo quando sarà già finito il suo banner. E quindi magari lo renderanno un personaggio forte prima, do, quando la gente non potrà più pullarlo. Il che fa molto ridere. Eh, e poi arriveranno miglioramenti sulla Resina, da quello che si è capito. Già nella 1.2 comunque c'è tutta la zona nuova e quant'altro. Io non so perché tirare, perché devo dire la verità: Albedo non mi interessa quasi minimamente. Non è un brutto personaggio, ma non me ne frega veramente un cazzo di pullarlo. Gagneu già di più perché mi manca un personaggio forte Ice. E magari potrei prendere lei perché. Potrebbe essere molto molto utile. Uh, e poi, però, nella 1.2 la cosa che mi interessa di più è che ti regalano i wish per i personaggi quando li livelli quindi. Quindi, boh quindi boh, vedremo però se migliorano, migliorano le cose tanta roba, bisognerà stare attenti ehm, eh, però di base io sono già contento se buffano Zhongli, quello sicuro anche perché ce l'ho e mi piace come personaggio eh. e nel mio team è forte, perché è un team che lo supporta molto bene ed è un team molto potente però di per sé eh, assolutamente, eh, non vedo l'ora quello con la lancia a Nemo lo mettono a febbraio, Erpetri per il Lantern Festival cinese arriva a febbraio 2021 Xiao. Quello era rottissimo nella beta. Non so se lo bafferà. Lo otterranno così o lo nerferanno. Uh, se esce nerfato anche quello, i cinesi insorgono. Perché sono i loro due personaggi preferiti: Zongli e Xiao. Uh, 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 Ma Ray alla media avere Bennett in raid up non frega un cazzo. Uh, perché ce l'ho già a costellazione 3, e è fortissimo anche così. E anzi, se lo porti a costellazione 6 diventa peggio, perché da, fa, da, fa quello che fa Xink. Uh, Chongyun e fa diventare gli attacchi di fuoco io non lo voglio uh, quindi no, uh, preferisco averlo come ce l'ho senza, senza problemi anche Fish ce l'ho già a costellazione 4 5 non ho bisogno di averla di più quindi di, di tirare per albedo non me ne frega un cazzo sì sì Simone era il TG1 Mario. ma non è certo la prima volta che va, su, che va in Rai a presentare i suoi libri uh, ragazzi Simone è più importante di quanto crediate non è che se lo vedete il, il fatto che lo vediate in live con un signor nessuno come me è perché è mio amico ma S Simone è una persona molto Molto stimata nel mondo degli scrittori, per ovvie ragioni, perché è, è, è uno scrittore molto talentuoso e molto famoso. Uh, poi io ce l'ho in live perché è amico mio, ma, ma mica per altro. <ride> ci siamo conosciuti messaggiando su internet. Orange, Le, leggeva, lui è un videogiocatore, leggeva la mia roba. Abbiamo chiacchierato un po' e poi ci siamo beccati e siamo diventati amici. Tutto qua. Uh, anni fa, però ormai. Okami è, è veramente molto bello, assolutamente Mizarra, è un gioco della madonna, eh, certo devi superare le prime due o tre ore, ma poi, ma poi, pff, pff, tanta roba assolutamente, assolutamente. Danno su cross gratis nella 1.2, cazzo finalmente Ruka, tanta roba, perché a me manca un personaggio a Nemo, a me su cross uh, non dispiacerebbe per niente, perché mi manca proprio un personaggio a Nemo. Eh, quindi boh, gioca un po' di tutto, Simon. Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Hai visto il sistema Pet? Sì, ma il sistema Pet mi dà l'impressione di essere una roba molto superficiale, ragazzi. Fatta un po' a caso. Quindi tanta roba. Uh, è tutta roba in più, ragazzi. Il fatto che comunque stiano aumentando i contenuti è solo che positivo, non c'è molto altro da dire. Ve lo, ve lo dico molto sinceramente. Comunque, ragazzi, vorrei sentire nei prossimi giorni. Credo che porterò ancora Cyberpunk. Ovviamente, non so bene che altro fare. Sinceramente, vabbè, continuerò sicuramente il pregianza Dice. Dovrei giocare anche altra roba, ma sapete che i miei, le mie tempistiche sono un po' limitate per la spalla. Uh, ho una brutta tendinite, ma almeno non mi sono fottuto l'articolazione. La, cioè ho una tendinite chiaramente brutta, ma non mi sono più l'articolazione. Dovrò vedere come, come mettermela a posto. Per il momento sono, sono semplicemente a riposo. Eh, ghiaccio e antinfiammatori. Eh, devo vedere se dovrò fare delle iniezioni di. Dovrò fare delle iniezioni di cortisone o dovrò fare delle onde d'urto. Vedremo. Eh, non lo so, devo sì confermata tendinite. Mike No Break da quello che ho visto. Cioè, ho, ho del liquido e ho chiaramente credo anche di avere degli stiramenti. Ehm, però la però, fortunatamente, l'articolazione è a posto. Come mi è venuta facendo, esagerando con gli allenamenti, con i pesi: Whitball ho esagerato facendo pesi e mi, mi, mi si è infiammata la spalla e mi sono segato. Così eh, dovrò, dovrò andare a fare una visita da, da qualcuno, da un fisiatra, da un, da un osteopata, qualcuno che comunque sappia che cazzo, che cazzo farmi. No, non, non dovrebbe essere uno strappo muscolare e non, dovre, non dovrebbe essere un da. E, e non è un danno al uh, non dovrebbe e non dovrei avere danni all'articolazione. Uh, quindi, boh, vediamo, vediamo. No, beh, non mi basta un giorno o due. Arius, ormai è già dieci giorni che sto messo così. Dovrò riposare tipo un mese per mettermi a posto. Altro che <ride> almeno mi, mi, mi fossi rifatto in un giorno o due. Guarda. Uh, no, non ho strappi muscolari Freezon. Non, non ho avuto nessun ematoma. È proprio solo ed esclusivamente una tendinite. Sono proprio, eh, sono proprio le articolazioni gonfie co col liquido e tutto quanto, rovinate. Eh, non ci posso fare niente. De esatto. Beatball, devo fare così. Devo stare tranquillo per, per un mesetto. Mi farò prevalentemente in questi giorni. Farò cardio. Farò ciclette. Farò tapirulant, eviterò di fare pettorali e spalle, mi giro il cazzo perché sicuramente perderò massa muscolare, inevitabilmente, eh, magari non ne perderò molta in un mese, però ne perderò sicuramente ed è un peccato perché stavo avendo degli ottimi risultati, eh, però appena mi rimetto a posto ricomincio a fare esercizio, gradualmente per non esagerare, ma ricomincio a fare esercizio. Mi offro per il bene della presenza sono un osteopata, Busi. Ci sono svariati medici che mi seguono, curiosamente. Devo... Ho anche l'ecografia, se la volete vedere. Ve la posto sul barbagruppo, così mi date... Così mi fate la diagnosi a distanza. La... Vi posto sul barbagruppo la mia... Eh, la mia ecografia, così va, valutate che cazzo. Cosa non mi convince? Il l'hacking di, di, di Cyberpunk, Danny, non lo trovo particolarmente brillante. Eh, la questione dei codici non mi sembra particolarmente interessante o, o geniale. Eh, raccomandato, esattamente. Eh, 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 vedremo, vedremo. Il nuovo trailer di Mostrante Rise mi piace molto, caro. Ne abbiamo parlato prima. Sembra una gran figata quel, 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 quel gioco. Quindi tanta roba. Tanta, tanta roba. Uh, non vedo l'ora. Hunter Rise sarà sicuramente uno dei miei giochi preferiti l'anno prossimo, nonostante sarà un anno potenzialmente fighissimo. <ride> Ragazzuoli vi si vuole un sacco bene? Abbiamo fatto le nostre due orette di live come al solito uh, ormai stanno diventando quasi sempre due invece che una uh, molto amore a tutti quanti spero vi siate divertiti grazie per essere stati con me così numerosi come al solito eravate 300 e passa cyberpunk abbiamo toccato i 400 per il chiacchiere poi eh, il chiacchiere di norma quando non è annunciato con largo anticipo e non è alle 8 fa un po' di meno quando è annunciato con largo anticipo fa 500 alle volte anche 600 persone uh, quando è annunciato un po' a cazzo fa 400-300 sono comunque dei numeri di cui vado molto fiero e quindi sono molto contento uh, un bacione a tutti quanti e... E ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao, ciao.